Buongiorno e benvenuti in un nuovo Vlogmas! Ragazzi, ditemi se non sembra Masha. È uguale, ragazzi. Oggi andiamo a aprire la casella numero 3. Eccola qua. L'ho un po' sfasciato. La mano sinistra è un po' difficile, sembra un torroncino. Lo vorresti, no? Andiamo a vedere che cos'è. Barata al cioccolato al latte con nocciole e torrone. Sembra comunque è buonissimo. Assaggia. Sembra un po' l'interno del Mars. Sì. Ci manca solo la nocciola. È buonissimo comunque. Buono buono. E oggi è la giornata dedicata ai regali di Natale, quindi sì. Non perdete questo vlog. Benvenute al terzo Vlogmas, ebbene sì, le giornate volano. Comunque sono felicissima oggi, in realtà non è successo niente di che, però aspettare il Natale mi mette allegria. Comunque è iniziato il vero freddo a Roma, tra l'altro oggi è anche una giornata molto uggiosa. Io devo fare tantissime cose a casa, questo anche nella routine in previsione del Natale non cambia assolutamente, guardate, osceno. Comunque sia, volevo farvi vedere nel frattempo che il pranzo si cuoce, perché come avete visto oggi mangerò pasta e lenticchie. Ebbene sì, sto introducendo i legumi nella mia alimentazione, piano piano ce la faccio. Purtroppo io da piccolina non ero molto invogliata, in quanto me li facevano assaggiare io li rifiutavo, non mi piacevano e non hanno mai insistito i miei genitori, di conseguenza li ho proprio rifiutati. Comunque volevo farvi vedere della spesuccia che ho fatto alla Lidl. La Lidl praticamente ogni settimana sta mettendo cose natalizie già da novembre, e ogni settimana ci stanno secondo me i residui della scorsa, nel senso che cose che erano limitate di alcune settimane le trovate sempre, oppure in generale la linea Favorina, la linea Deluxe, che sono linee comunque natalizie, le trovate tutte le settimane. Hanno anche davvero molte cose, infatti magari vi porterò al supermercato con me per farvele vedere. Comunque sia, ieri sono andata al volo, ma devo fare una bella spesa e vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora, inizio perché sono tutte cose per i dolci, queste cose qua molto sfiziose, e a Natale, cioè in previsione del Natale, non so voi, ma le nostre case si tingono di ricette, sfiziosità, e quindi andiamo. Tra l'altro ho anche perso peso, quindi no, non è vero, devo fare la brava, però comunque dobbiamo sperimentare. La giusta alimentazione prevede che comunque lo sfizio te lo puoi togliere, ma si deve rimanere comunque sempre sotto le calorie giornaliere. Comunque, allora, ho preso la bio scorza di limone grattugiata, questa qui, semplicemente perché molto spesso mi chiedono, nelle ricette ci sta il limone, mi chiedono, ma chi? Cioè il limone grattugiato, e non sempre ho un limone a disposizione, per cui questo è utile da tenere dentro casa. Poi un'altra cosa interessantissima è la bio gelificante vegetale, questo qua che contiene anche agar agar, credo si dica così. Comunque quella classica gelatina che si può utilizzare per tantissimi dolci, tra cui appunto la cheesecake. Insomma, questa qui anche stava a poco, l'ho voluta prendere, da tenere sempre dentro casa, tra l'altro appunto proprio perché questa è vegetale. Poi ho preso due pacchetti, questi qua, che sono una mandorle e una appunto nocciole. Queste sono le mandorle, diciamo la granella di mandorle, questa è la granella di nocciole. Queste da mettere sopra le crostate, i dolcetti sono molto buone e sfiziose anche per l'occhio. Una cosa che dovete assolutamente prendere, io ci farò scorta, è questo qua, ed è praticamente lo staccante alimentare spray. Non so se l'avete mai provato, ma è la vita, costa 2,29 euro e dura un sacco. Noi ci abbiamo fatto tipo 4-5 mesi, forse anche di più.
e va sulle teglie. Quindi lo spruzzate sulle teglie e fa sì che i vostri dolci non si incollino e quindi è molto molto utile per non stare lì a imburrare, a fare eccetera eccetera. Ovviamente dosatelo con parsimonia perché all'interno comunque contiene dei grassi, ecco. Poi vabbè, per fare merenda ho preso queste qua, le fiorentini, che sono praticamente delle gallette di riso con cioccolato fondente sopra. Sempre per Natale ho preso queste qua, che praticamente che cosa altro non è? Cioccolato, in questo caso dovrebbe essere al latte, esatto, con crema di caramello e marshmallow all'interno. Vedete che ci sono? Questi li buttate dentro al latte bianco o anche al latte col caffè se vi piace. E questi si sciolgono e praticamente colorano il latte, in poche parole gli danno ovviamente sapore. C'erano sia così che col cioccolato bianco. Poi pasta natalizia, questa sono settimane ormai che c'è, io la trovo sempre lì dal vicino da me, è uscita un botto di tempo fa e c'è ancora. Poi ho voluto prendere la polenta valsugana, questa è già pronta, infatti si cuoce semplicemente in 8 minuti, è già essiccata, possiamo dire già cotta. Comunque all'interno abbiamo mais, grano saraceno, riso, quinoa e amaranto e povera di grassi e fonte di fibre. Io adoro la polenta, raga. Sotto Natale era un piatto che mia mamma faceva spessissimo insieme a mia nonna, solo che loro, donne di casa brave, stavano 3 ore a girare a farla proprio da zero. Io non potendo stare a casa e col fatto che lavoro e tutto quanto, ho preso questa, voglio farla. Da noi si usa fare, non so se anche da voi, con semplicemente o con il sugo semplice o appunto condito con proteina all'interno, oppure anche in bianco cotta in padella per farla un po' più dura. Non so se ci sono dei termini per queste ricette, ma noi lo facciamo così. Il classico è spuntature e salsicce. Poi pasta integrale, questa vabbè è una scorta che faccio sempre, noi usiamo per lo più prevalentemente pasta integrale, non perché sia più magra, ma semplicemente perché dà il senso di sazietà prima. Ho preso i pane choc sia per quando viene Valerio, sia per quando viene Edoardo, sia appunto all'occorrenza. Non li ho mai mangiati, questi sono con cioccolato fondente, come vedete li ha provati già ieri Claudio, ha detto che sono buoni, anche lui non li aveva mai mangiati. Il classico latte parzialmente scremato e poi guardate che ho trovato le calzettine ad Aurora con l'omino pan di zenzero, guardate qua anche gli antiscivolo. Davvero carinissimi. Ultima cosa, ma non per importanza, ho preso le duchesse, che queste sono carinissime e oltre che buone, sono delle patate già ovviamente precotte, sicuramente non magre, però da avere anche per Natale, insomma, come antipastino o per altre occasioni. Sono molto comode, le scongelate, le cuocete, cioè senza scongelarle, le cuocete già così e sono molto sfiziose. Bene, ora sistemo e pranzo. Ed ecco qui il mio riso con cereali e lenticchie. Allora ragazzi, ho tirato fuori dagli scaffali i 2 contenitori che ho io per quanto riguarda il reparto dolci e ho visto delle cose insomma scadute purtroppo, tipo questi qua che c'è scritto da consumare entro il 5/22, quindi maggio, cioè veramente molto tempo fa, quindi adesso mi informo un attimo anche su internet per capire se è una preferibilmente entro il o se è proprio basta da buttare. Avevo preso anche l'anno scorso queste altre decorazioni, mi sono fatta prendere proprio dalla Smania e queste scadono nel 2023, quindi queste ancora li tengo. Vabbè, qui ci sta questo qua che non so manco perché sta qua comunque. Poi ho vari lieviti, adesso anche di questi mi guardo un attimo la scadenza. Poi ho la cannella in stick, questa qua è buonissima, io l'adoro, è già la seconda volta che la prendo. Questa polvere non so da quanto è aperta, quindi questa la vado a buttare. Adesso guardo le scadenze di queste cose. Ok, scadono tutte nel 2023 e 2025, l'unico già scaduto è questo, quindi molto contenta. E vado ad aggiungere le cosine che ho comprato, sia le mandorle che le nocciole, anche questo qui, il limone
Ed infine questo spray. Qua ho tutte le mie altre farine, insomma farine di cocco, zucchero, farina di tipo 1, avena, insomma le altre cosine. E questo è il mio reparto dolciario. Adesso l'ho un po' rimpilzato, sono molto contenta. Dimenticavo di andare a mettere a posto anche le gocce. Lavastoviglie preparata. Comunque adesso mi faccio un bel ginseng. Eccolo qui. E mentre lo bevo sto su Shein a scegliere qualcosa per Natale. Guardate che belle cose che ho. Maglioni, vestiti, troppo troppo fighi. Vediamo cosa prendo, dai. Sto facendo la lista dei regali che vogliamo fare ai bambini e agli adulti. Noi solitamente siamo abituati a fare regali ogni anno a tutti i bambini. Per bambini si intende bambini piccoli, tipo l'età di mio nipote Edoardo, di 2 anni, Aurora, 1 anno e mezzo, fino ad arrivare comunque ai ragazzi, adolescenti, quindi tipo le mie cugine che hanno insomma intorno ai 15-16 anni, fino a 18 anni, diciamo, se vogliamo dire, si fanno i regali, è usanza, tutti noi insomma li facciamo, e soprattutto ai più piccoli ovviamente. Perché il bello del Natale secondo me anche per i bambini è questo, onestamente, oltre alla compagnia e giochi da tavola, però scartare regali con i parenti è un'emozione molto bella che secondo me regala tante gioie e ricordi, quindi ai bambini noi facciamo assolutamente sentire l'aria di Natale e i regali fanno parte di questo e non mancano mai per i bambini. Per quanto riguarda gli adulti, ovviamente noi abbiamo tantissimi amici barra conoscenti barra familiari. Io credo che più o meno saremmo sulle 100 persone, quindi capite bene che non è ovviamente fattibile fare un regalo a tutti quanti gli adulti, però soprattutto quelli che noi vedremo durante il periodo natalizio lo facciamo sempre. Può essere una, chiamate, passatemi il termine, stronzata, cazzatina da Tiger, una tazza natalizia, può essere, non lo so, un antiscivolo da Primark, può essere un portafoglio da Primark, una cavolata, anche da 3, 4, 5 euro, la facciamo sempre, ovviamente facendo un budget, facendo questa lista, quindi mettiamo in ordine, diciamo, dalle persone che sicuramente vediamo fino ad arrivare a quelle che ipoteticamente vediamo, e qualora poi non le vediamo, insomma, ci iniziamo a fare i regali in base alla priorità e sicurezza nel vedere quella persona, ecco, se così mi sono spiegata. E in base al budget, ovviamente, che ne so, se prefissiamo che gli adulti sono 15, vi faccio un'ipotesi, facciamo una media di dai 5 ai 10 euro massimo a tutti, cioè a persona, quindi massimo 150 euro, e in base a quello poi ci regoliamo. Se ad esempio per mia sorella, vi faccio un'ipotesi, spendo 20 euro, so che a altre 3 persone devo spendere massimo 5 euro, per farvi capire, ovviamente non siamo così al centesimo, però ci prefissiamo appunto il budget, perché tra Natale, insomma, regali, viaggi eccetera eccetera partono un bel po' di soldi, quindi noi siamo così, preferiamo fare i regali a tutti, però ovviamente in base alle nostre possibilità. E anche una cavolata secondo me fa piacere, e sarebbe meglio, cioè meglio quella che niente, per dirvi, no? Io sono felice anche con poco, vedete, tipo questa penna da Primark presa che costa 1 euro 2 euro, mo non mi ricordo. Se io ricevessi questa sarei felicissima, da mia zia, insomma, anche che costa 2 euro, però è comunque un regalo davvero carino, perché comunque mi hai pensato, mi hai voluto fare qualcosa. Io poi faccio tutti i regali pensati, anche a costo di stare 3 giornate a cercare i regali, quindi quest'anno voglio assolutamente prepararmi prima, visto che siamo appunto in tempo, e quindi adesso faccio tutta la lista delle persone. Quindi se siete miei parenti, amici, familiari, non guardate questo vlog, perché se riesco oggi e domani andrò a fare i regali, quindi voi che siete alla vista di questo video non guardatelo, perché potrebbe esserci anche il tuo, il vostro regalo, in base se siete in coppia a guardarlo o singolarmente.
Ok, lista fatta, come vedete, quelli sicuri, questi sono proprio quelli sicuri che vediamo, sono 9 bambini e 12 adulti. E poi dietro stavo iniziando a scrivere gli amici che non è detto che vedremo, io lo spero, e quindi insomma li metterò anche quelli, però questi sono assolutamente imprescindibili. Ciao! Presa Aurorina dal nido? Ti ha rubato questo? Sì, sì. Vero? La tua nuova tigre? Quanto è bella da 1 a 10, 20? E ne impicciona. Che stai a guardare, Aurora? Aurora, lo dai un bacio a mamma? Mi sei mancato. Si torna a casa aspettando. Allora, la famiglia si è riunita. Sì. Io sono la più brutta della situazione. Non è vero. Sì, perché oggi sono struccata. Tra l'altro, mi hanno fatto anche complimenti al nido, non so per quale motivo, visto che sembro una scappata di casa. Comunque, niente. Allora, stiamo andando all'S Lunga perché avevo voglia di andare all'S Lunga perché è da tanto che non ci andiamo. E stando sotto Natale, sicuramente avrà delle cose qualcosa, carine. Sì, sicuramente. Esatto, quindi andiamo a comprare qualcosa là. Poi questa sera ho voglia tipo di zuppa, di qualcosa così un po' calda, visto che sto morendo di freddo. Eh sì, mo vedo, se trovo anche qualcosa lì ora lo compro. Andiamo a farci un giro e alla fine Claudio ha deciso, ha eletto, di andare domani a fare i regali. Sì. Credo che partiremo da una delle due categorie, però vediamo poi domani direttamente. Comunque il maglione perfetto per Natale, cioè a tema natalizio, Aurora invece rimarrà sempre il mito con questo cappuccio. Cappello. Tra l'altro mia sorella lo vuole per Edoardo, ovviamente non così, però simile. Beh, sì. E io so perché dire. La mia strumenta si è addormentata col suo peluche rubato al nido. No dai, preso in prestito. Comunque adoro troppo la sistemazione di essere lunga di frutta e verdura. Poi hanno verdure più particolari che non si trovano sempre. Tipo questo. No vabbè, ma questo raga, il calendario dell'avvento della Lind, ne vogliamo parlare? No. Dentro c'è praticamente un cioccolatino al giorno. Guardate che bello il reparto fiori. Queste sono quelle rose che vivono tipo per sempre. Come si chiamano rose? Dai che lo sai? Ate. Eh? Ate. Non mi ricordo. Guardate pure che carini questi, vasetti natalizi e quelle. Si chiamano rose stabilizzate, che in realtà ce l'hanno una fine, una vita tecnica diciamo, però è molto 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 lunga. Guardate che carine, anche la renna, Sven. Questo è stupendo. Tra l'altro non costano neanche troppo per essere se lunga sinceramente. Poi adoro che hanno decorazioni finalmente anche di altri colori. Guardate queste palle che belle. Claudio dice che ha trovato il regalo per Aurora. Qui devi dare il bibì. Ma che dici? Vuole il biberon. Fa il verso del maialino e poi devi dare il biberon. Ma c'è un whisky per Aurora. Quello poi è la fidanzata di whisky, non è per Aurora. No, ti giuro io lo so. Il reparto vediamo qui, raga, è tipo cioè, fa venire voglia di perché guardare. Eh sì, sembra carne vera. Hanno tipo di tutto, bastoncini, hamburger, cotolette. No, mangi una cosa di queste che sembra una salsiccia, ma in realtà stai mangiando proteine vegetali reidratate, acqua, olio di cocco, burro di karité, aromi, fibre vegetali. Diciamo, asciutto crudo. C'hanno anche la straveglio. Prosciutto crudo. Le perur copri più o meno che fighe. Completo matrimoniale, il tappeto, hanno diverse cose. Siamo tornati a casa, spesa fatta, diciamo che solo di 2 giorni
fatta all'esse lunga, due buste, abbiamo speso 30 euro e adesso vi faccio vedere il contenuto. Allora, abbiamo preso, diciamo che è una spesa un po' light, puoi specificare che, vabbè, non proprio light, dipende dalle cose, però comunque un po' più sana dell'ultime volte. Beh, allora, in offerta a 2,90 euro tipo, ho trovato questa crostata al limone che la mangeremo io e Aurora per fare colazione. C'era anche all'arancia e il ribes. Non sai cosa mi ricorda la crostata al limone? Quando non vivevo a casa, ma vivevo a Forlì, lei mi comprava le crostatine al limone, però monoporzione, piccoline. Ah sì, te le ricordo, per farmi quelle erano pure buone. Buonissime, tra l'altro. Poi andiamo avanti. Vai, facciamo una cosa per uno. Per me abbiamo preso questi yogurt della Skyr che sono bianchi, 100% latte dell'Alto Adige e sono senza grassi e con 13,8 grammi di proteine. Me li porterò al lavoro per fare lo spuntino. Poi abbiamo preso i grissini, questi si chiamano pangheri classici. Tra l'altro stavano 80 centesimi tipo in offerta. Li ho presi per Aurora, tipo come snack, anche quando spero magari che abbiano tipo le monoporzioni. Andiamo in giro, boh, non lo so, ora lo verificheremo. No. Vabbè, comunque anche quando andiamo in giro così, insomma, sì, oppure sì. In attesa della cena, noi di solito le diamo il formaggio, in questo caso le daremo un grissino se si perde un po' di tempo. O ai cagnolini, dipende. Poi sempre per fare la mia colazione abbiamo trovato questi 8 pancake extra soffici e sono anche abbastanza light perché non hanno né burro né niente, hanno solamente farina di frumento, uova e basta praticamente, cioè sono molto abbastanza light insomma. Allora sono 8? E tra l'altro, al contrario di quegli altri, costano di meno in proporzione. Sì, c'è sì. Scritto anche che sono senza uova, credo. No, le uova c'è. Ah no, scusami, quelle allevate all'aria. Praticamente le mangio due le al giorno. Le uova di galline allevate all'aria. Le mangio due al giorno, quindi vi durano per una settimanella, dai. Esatto, poi ho preso un po' di legumi, questi qua che mangerò per cena, i cannellini. E anche le lenticchie. Ne ho prese due confezioni di lenticchie perché stavano in offerta a 60 centesimi allora, tipo. È vero che quelle scatolate, diciamo, non sono buone come quelle sì, vabbè, certo. Secche, però raga, per come, oppure questi in vetro che sono meglio. Perché se no li dovessi mettere a bagno la sera prima per praticità, facciamo così. No, più che altro perché io non è tanto cuocerli e poi se ne faccio tanta, non so se mantiene quanto, come conservarla. Insomma, quindi se avete indicazioni datemele. Per praticità facciamo così. Poi ho preso sempre per colazione, mi berrò un bicchiere insieme al caffè, anche un bicchiere di, guardate, succo d'arancia rossa. Questo qua praticamente è 100% succo d'arancia rossa, non ha nient'altro. E quindi comunque è una buona porzione di vitamina C. La mattina al caffè un succo d'arancia e due pancake, mamma mia, colazione perfetta. Poi sempre nella mia busta abbiamo trovato dei tortellini, questi qua sono al prosciutto di Parma DOP per Aurorina perché gli piacciono tantissimo, raga, glieli faremo con la ricotta. E poi sempre io nella mia busta ho preso una Red Bull, anzi scusate, una Monster. Ho preso una Monster, questa qua senza zuccheri, praticamente a zero calorie, raga, che mi bevo prima di andare a giocare al calcetto. Poi ho preso i legumotti, questi qua della Barilla, che sono 100% farina di legumi, infatti hanno lenticchie rosse e piselli. Secondo me saranno buonissimi. Ricche di proteine e fibre, da fare semplicemente magari con un po' di verdure, con la pasta di pomodoro, insomma è più ricca di fibre rispetto alla pasta classica. Poi sempre per Claudio, vai, fatelo vedere. Sempre, sempre per me, per fare gli snack, abbiamo preso questi, queste monoporzioni, 6 pezzi di grana padano, che raga, buonissimo, mi piace tanto il formaggio, poi mangio uno di questi sempre per spezzare. Top. In offerta c'era il parmigiano, vabbè, questo non può mai mancare, penso, in casa di nessuno. Poi per fare degli spuntini pomeridiani, che io non farò, abbiamo preso delle Kinder fette al latte, in realtà raga le mangia anche Aurorina. Eh sì, non so se si può dire prima però, che ce li inciano, però è così. Passata, questa qua vellutata, passata fresca di giornata, pomodori italiani, noi li coltiviamo qui e fanno vedere le zone. Poi abbiamo preso delle
fettine di queste sono le sottilette, non so, quando facciamo dei toast. Sì, esatto, per dei toast magari a merenda di Aurora, ecco. Oppure anche quando gli riscaldo la pasta, a volte capita, che ne so, del giorno prima. Esatto. Sono sempre buone, ogni tanto gli metto un po' di formaggio fuso sopra, fa tipo quella cremina e a lei gli piace di più. Lei sta facendo le magie col grisino. Ultima cosa, i cosci per cena di domani e basta. Questo è quanto? 29,84 euro. Al centesimo? Hai visto? È un po' tanto. Sì, raga, però abbiamo preso cose, cioè, solo questo tipo 3 euro. I pancake 2,90 euro. Esatto, cioè, esatto. Levando le cose, diciamo, costose, che sono comunque queste. Esatto, il resto comunque è l'aranciata. Tutto abbastanza, come l'aranciata costava tanto, 1,29 euro. Ah, ne potevi più a 2 allora. Vabbè. Comunque niente, adesso ci mettiamo a cucinare perché è tardi. Io sto già caricando un video e tra l'altro abbiamo preso anche qualche spunto per qualche regalo che andremo domani a farli alcuni, sì. Quindi non tutti chiaramente. Venite con noi a vedere i regali. E altra cosa che volevo dire, se riesco oggi faccio un ordine da Prozis, perché poverino Claudio è senza burro d'arachidi. Stavo per comprare il burro d'arachidi, ma lei ha detto aspetta. Sì, perché costa 5 euro, a me mi rode che, cioè, su Prozis con 5 euro ne vi 2, quindi no, compreremo da Prozis. Vabbè, comunque ce l'ho la cosa per fare la colazione. Vabbè, sì, certo, però insomma. Ecco qui la cenetta mia. Praticamente ho fatto una zuppa di legumi. Non so se si vede, con praticamente insalata e berza. Buona cena. Stasera, anche aspettando il Natale, bisogna stendere. Nel frattempo sto recuperando la puntata di Uomini e Donne di oggi, che non ho fatto in tempo a vedere. Tra l'altro c'è Claudio che sta in videochiamata con la mamma e la sorella. E poi niente, credo che stasera finisce qua il vlog, perché ci mettiamo a vedere Raked o Rachel o Ra e qualcosa, ve lo scrivo comunque, che è un telefilm, diciamo, che parla di un istituto psichiatrico dove ci sta questa donna, appunto, che trova tutti i modi per poterci lavorare dentro per un motivo specifico, e poi si evolve in una maniera davvero impensabile. Una attrice principale è anche Miranda Hopes, per chi la conosce così, che è appunto di Sex and the City, la stessa attrice, in realtà non si chiama così, però appunto per chi seguiva Sex and the City la ricorderà sicuramente, che è uno dei miei personaggi in assoluto preferiti anche di Sex and the City. Comunque sia, che sa fa Kira là così? Comunque sia, ve la consiglio, quindi se vi va andatela a vedere questa serie, è un po' pesantuccia, però non ci prendeva così una serie da tanto, perché comunque appena finisce una puntata vogliamo subito vedere un'altra. Anche ieri, che erano tipo mezzanotte passata, forse anche l'una, volevamo continuare a vederla per capire cosa succedeva dopo, e non ci capitava da davvero molto tempo, quindi ve la straconsiglio per ora, insomma, poi vediamo come finisce. Adesso vado e ci vediamo domani. Ragazzi, eccoci operative, buongiorno. Adesso andiamo al nido e io, se riesco, passo anche al mercato, perché oggi è mercoledì, quindi si va al mercato. Allora ragazzi, come vi potete vedere, sono stata al mercato e devo dire che c'erano tante cose carine e interessantissime, natalizie ovviamente, tutta a base di rosso, anche per Aurora, maglioncini molto molto carini anche per decorare casa, il mio classico bancone preferito. Shopping fatto, dopo vi faccio vedere cosa ho preso. Allora siamo al bar e poi andiamo al lavoro. Sei contenta? Ti è piaciuto che già avevo mangiato il cornetto e l'ho coperto con la tazzina? Sì, sei contenta di andare al lavoro? Hai visto le mie nuove unghiette? Ah no, non ce le fate vedere, guardate che belle. Guardate, questo è maglioncino, questo è oro, questa è opaca. Sono fighe comunque quelle opache, eh? Brava, brava, ci piace. Io, Alessia, promossa. L'ho fatta io. Buonasera ragazze, sono in camera di mia sorella e c'è il disastro. Perché lei non è una donna brava di casa, no. Come me. Io non sono una donna di casa, io sono desperate housewife. Prima raga era brivante campo, ora non lo so che ha fatto Bri, dove è andato il suo lato Bri, adesso è schifo van de camp.
Dai, vabbè, scherzi a parte, tanto lo sapete che io dico solo cavolate. Cioè, ha fatto tipo 18 lavatrici e mo sta piegando mentre mi invita a pranzo con lei e la sto prendendo in giro. Guardate, e mi sta a mollare i vestiti di Edoardo per Aurora. E la parte mia, dove ero praticamente prima, vabbè, non vuole essere inquadrata perché non si piace oggi. Sono, però vabbè, non c'è niente. Dove io vestivo tutto di rosa, dovevo spendere 10.000 euro per vestire mia figlia, finita. Adesso gli dico, no, questa non te lo do perché sai, è proprio blu, si vede. Ma fa niente. Gliela provo, se si intorno con i suoi colori gliela lascio. Vabbè, comunque gli sto a passare i pigiamini perché i pigiami non ci frega niente se sono celesti. Esatto, praticamente adesso si può anche vestire di nero, cioè non è un problema. Perché quando uno deve tagliare le spese, Betta, tu mi insegni che le taglia sul superfluo. Cioè, ma i colori sono belli tutti. Esatto. Mamma mia. Dai, sembra vabbè. Nonna, sembra tua nonna. Cioè, aspettate, mo mi fai... Nonna Giovanna. Comunque dai, scherzi a parte, mi sta dando le cose di Edoardo che non gli entrano questa più. Questa te la prendi. E le proverò ad Aurora, se le vanno bene, mi piacciono come le stanno, me le tengo. Perché cioè, sinceramente non vale la pena spendere tanti soldi per i vestiti, perché soprattutto in questo periodo di mezzo, che sono povera, Aurora praticamente cambia taglia da un momento all'altro. Che carino quello di Bing. Vero. Non l'ho messo per niente come quando dai. Cambiata un po' scolorito. Cambia da un momento all'altro e la taglia, e soprattutto poi la cosa che ho notato è che molti capi della sua età, che vanno dai 12 ai 18 mesi, praticamente o hanno le maniche lunghe o hanno le gambe lunghe oppure sono corti, insomma. Quindi vedo un attimo, cerco di capire qual è bene o male i capi che le entrano e le stanno bene, li tengo. E poi scherzi a parte, veramente, tanto io ero fissatissima che dovevo avere tutta roba nuova, tutta roba, ma alla fine per quanto li metto io quando faccio cambi stagione, raga, vedo delle cose, le metto via delle cose che non ha mai indossato, che magari ho speso 30 euro oppure l'ha messo una sola volta e io magari ci ho speso veramente 30-40 euro, quindi ho detto senti, sai che c'è, va benissimo l'usato. E quindi niente, prendo le cose di Edoardo e dopo vi faccio vedere anche cosa ho preso al mercato. La mia faccia. Ti interessano i miei discorsi? Dai, sto pure dal vivo così poi te puoi vedere il vlog. Ma il resto della roba, c'è qualcuno che gli interessa? Così io ammollo e me lo levo da casa, che c'ho casa invasa. Casa invasa? Queste sono dichiarazioni. Oh, yeah. Vi risparmio il balletto che ha fatto, casa invasa, cioè ve lo risparmio. Okay. Guardate che bel pranzetto che ha preparato mia sorella. Abbiamo spinacina, duchesse e melanzane. Buon pranzo! Allora ragazzi, finalmente ho ritrovato la mia famiglia, quelle qua, tutte e due. Stiamo a Roma Est. E stiamo andando a fare i primi regalini. Cominceremo non dai piccoli ma dai grandi. Ci facciamo un giro, sì, vediamo. Stranamente, un po'. Di solito è al contrario. Vediamo proprio per rimangiare quello che ho detto ieri. Vabbè, vediamo un po' quello che troviamo, vi facciamo qualche ripresa e speriamo di riuscire a fare qualche regalino già. Andiamo. Allora ragazzi, qui abbiamo il reparto tipo Harry Potter e c'è la nostra cognata che è patita, quindi credo che qualcosa prenderemo. Poi ci sono questi della Disney, guardate che fighi. Allora, siamo tornati a casa con il bottino e infatti abbiamo fatto diversi regali da Primark, devo anche depennare i nomi dalla lista. Comunque mi sono messa un po' comoda e vi faccio vedere cosa abbiamo preso, così magari vi diamo qualche spunto. Non vi dirò i prezzi, ma comunque sono facilmente intuibili se avete un Primark, ma più che altro questo video è indicativo sui regali di Natale. Poi magari nel prossimo vlog vi farò vedere come li incartiamo. Allora, per mio cugino, se siete miei parenti non guardate questo pezzo di video, per mio cugino abbiamo preso un maglione XS perché è molto magro e di un colore rosso borgogna, che secondo me sta bene un po' con tutto. Per i maschi io ho davvero zero fantasia, quindi perdonatemi, però ecco, ci siamo un po' adattati, avendo anche Claudio mi ha dato un po' di dritte. Per i miei zii abbiamo
preso i guanti che servono sempre, tra l'altro questi sono super imbottiti, li abbiamo presi uguali, cioè nel senso lo stesso modello però in due colori diversi. Questo che è tipo un colore, possiamo dire, mi viene da dire antracite, grigio antracite, un po' tipo, vedete, con questa fantasia, e questi dovrebbero essere dei guanti isolanti, quindi dovrebbero mantenere la temperatura, e gli altri sono neri, semplici. Poi, per la mamma di Claudio abbiamo preso delle pantofole, queste qua, semplici, rosa, pelusciose, perfette per l'inverno perché tengono un po' più caldo il piede. Io le adoro, quelle di Primark, li vedete anche voi. Per mia cugina abbiamo voluto prendere sempre un paio di pantofole, però di Minou, sempre pelusciose, rosa, anche queste molto belle. Poi per il fratello di Claudio mi ho preso questa tazza, che lui è molto nerd, quindi sicuramente gli piacerà. Poi per nostra cognata delle spugnette di Harry Potter. Raga, queste sono fighissime, a parte che se siete amanti di Harry Potter o qualche vostra amica è amante, da Primark trovate di tutto e di più. Queste sono fighissime perché non so se si vedrà mai, ma perché c'è il riflesso della confezione, hanno ogni casata, tipo serpeverde, no, tasso rosso, su ovviamente i colori delle spugne. Secondo me è un pensierino davvero molto carino. Ripeto, secondo me Primark è fantastico perché ti permette di fare regali a tutti senza escludere nessuno con pochi euro. E questo stiamo ancora decidendo se darlo a mia cugina o alla sorella di Claudio, perché sono bellissime, sono due tazze in ceramica di Minnie, cioè veramente fantastiche, molto molto belle. E quindi abbiamo fatto un bel po' di regalini. Se non ho contato male, sono 8 persone a cui li abbiamo fatto, quindi veramente top. Su 12 ne mancano solamente 4. 4 per gli adulti, invece i bimbi appunto non abbiamo preso nulla, però insomma andremo. Sì, stavo seduta per terra qualora ve lo chiediate, perché qui c'è proprio una bella luce, in cucina invece è buio, non so perché. E già che ci sto, a questo punto vi faccio vedere anche cosa ho comprato al mercato. Allora, a 3 euro, mi sono 3,50 euro, mi sono portata via questo set bellissimo che praticamente ha un guanto, un canovaccio e una presina a tema tutte natalizio. Infatti è molto carino questo, ve li faccio vedere che l'ho aperto, eccoli qua. Praticamente hanno i nanetti con diciamo, se vogliamo, le stelle di Natale. Guardate che carini, 3,50 euro o 3 euro, ora non mi ricordo quanto l'ho pagato. Comunque questo si può usare anche come tovaglietta per fare colazione, insomma è molto carino secondo me per il prezzo per il quale l'ho pagato, e soprattutto da utilizzare una volta l'anno. Adesso li metto a lavare. Poi c'era un banco per i bambini che costava tutto 1,99 euro, quindi 2 euro al pezzo. Io ragazze non so la provenienza di questi capi, però vi dico in sincera onestà che con il tempo, come vi dicevo anche oggi con mia sorella, ho imparato veramente a adattarmi, perché io inizialmente con Aurora ero fissata, ma credo sia un errore che facciamo un po' tutte alle prime volte, perché appunto volevo tutto nuovo, tutto insomma lindo e pinto, no niente usato, no quello, non accettavo neanche regali. Ma in realtà con il tempo e facendo i vari cambi ho capito che praticamente indossano magari una cosa un mese se va bene, oppure neanche vengono smacchiati e li dobbiamo buttare, oppure semplicemente crescono rapidamente. E quindi quando ho, quando ho iniziato a mettere via per il cambio stagione panni completamente nuovi, mai messi o indossati una volta, mi ha cominciato a rodere il sedere, perché comunque io magari li pago 20, 15 eccetera eccetera, ho detto no. E quindi adesso sono pro usato, pro se mi regala qualcosa mia sorella accatto tutto, insomma ovviamente nel limite, cioè non è che la vesto chissà come, però con i pezzi bucati no, però cioè se una cosa è blu o di un altro colore un po' più scuro, non femminile, non lo noto. Comunque allora dal banco ho preso di Loopilou questo bellissimo cardigan, guardate è nuovo, c'è anche i polsini per nulla rovinati, queste maniche così, e il giacchettino è questo, molto molto carino. Poi avevano di H&M questi pantaloni che sono anche felpati,
Bellissimi rosa, tipo un cioè tipo un jeans, però elasticizzato e morbido a mo' di felpa. Un giacchettino peluscioso. Guardate che bello, che ha anche il bottoncino, e questo me lo sono immaginato anche a Natale con questi pantaloni e una maglietta nera. Una gonna blu, questa ha la particolarità di questi bottoncini, e la cosa che più mi ha stupito, sempre tutto a 2 euro raga, di Blue Kids, questo vestitino blu con questi cuori intagliati. Guardate che carino anche questo, con delle calze, uno stivaletto, è davvero molto carino. Cioè praticamente mi sono portata via 5 pezzi per 10 euro, top! Ragazze, per cena abbiamo pollo e duchesse, le patate della Lidl sono buonissime, ve le straconsiglio, quindi niente, buona cena! Allora ragazze, mi sono impigiamata, guardate che bello questo pigiama di Shane dell'anno scorso, perché è molto sexy, vero amore? Lui è appena tornato a casa dalla partita e mi ha trovato così, si è proprio... No, è bellissimo! È ingrifato! Senti, come va? Ma sono un po' scosso. Mo si va a fare una bella doccia. Sì. Ho fatto vedere i regali. Fateci sapere, scusatemi, se voi siete più team, preferisco non fare regali, neanche pensierini in questo periodo, oppure se come noi fate comunque dei pensierini. Tu che team sei? Meglio piccoli pensierini ma farli a tutti? Sì, sì, perché è bello. È bello Natale scambiarsi il regalo, che non deve essere per forza il regalo della vita, ma è il gesto, è il pensiero, è bello lo scartare e quindi darli un po' a tutti, secondo me. Claudio, ha avuto un'esperienza di terzo tipo, la vuoi raccontare o no? Mentre giocavamo un ragazzo si è sentito male, male, al campo accanto, insomma, ha avuto un arresto cardiaco. Fortunatamente siamo intervenuti in tempo e si è ripreso, e poi è arrivato in soccorso e è andato in ospedale. E Claudio stava svenendo il personale, vero amore? Sì. Ma diciamo chi l'ha fatto rianimato? Io e un altro ragazzo che stava studiando medicina, era bravo. Ecco perché poi stavo svenendo io subito dopo. Però sta bene, si è ripreso, aveva ripreso coscienza. Tante cose, si voleva addirittura alzare. La cosa brutta è che fuori c'era la moglie col figlio. Mamma mia, io sarei morta. Mamma mia, terribile. Però si è ripreso, all'inizio ovviamente non era cosciente, poi addirittura ha ripreso conoscenza. Comunque anche se è veloce il soccorso, ci vuole un po' di tempo per arrivare. Poi se addirittura ripreso, parlava, insomma, aveva capito che aveva avuto qualcosa, si voleva alzare. Ma perché quando ce l'hai non capisci? No. Cioè tipo svieni? Allora noi abbiamo capito che gli è successo qualcosa perché il suo compagno di squadra l'ha visto cadere. Se lui stava fermo, non stava né correndo né niente, è caduto. Il compagno di squadra si è avvicinato e lui non gli rispondeva e ha cominciato a gridare, sto ragazzo, no? Aiuto, aiuto, gridava. Però là ci sono tanti campetti uno accanto all'altro. Noi stavamo gridando perché stava finendo la partita. Quindi... Poi a un certo punto però ho visto un mio collega che si sbracciava e mi chiamava a me, proprio questo collega stava guardando la partita, si sbracciava e mi chiamava, dice Claudio, io a un certo punto poi anche l'arbitro ha capito che succedeva qualcosa, ha fermato la partita, e sono corso dal campo accanto e ho cominciato a vedere gente che piangeva e ho capito che... Ma vero? Sì, e gli amici, no? E ho capito che qualcosa non c'era e... Sono arrivato io e un altro ragazzo, abbiamo subito visto che non c'aveva battito, un ciclo di respirazione, abbiamo attaccato il defibrillatore, una scarica e si è subito ripreso, cioè ha ripreso a respirare, poi piano piano si è ripreso, e è arrivata una dottoressa pure, poi da là è andato in ospedale. Mamma mia, ma adesso sta bene, sì? Sì, io non l'ho seguito in ospedale perché c'è la dottoressa, c'è la famiglia, ovviamente io non bene so. Bene che c'è un grado di parentela. Però ripeto, si era ripreso, parlava, aveva ripreso conoscenza, se voleva alzare, si stava addirittura agitando, perché comunque tutto intorno a lui è brutta la io mi metto nei panni suoi per terra, tutto intorno, la moglie che piange, il bambino pure. Insomma. Ti credo. Si è agitato, non lo so io. Abbiamo cercato di tranquillizzarlo facendogli capire che comunque non aveva avuto niente, che era svenuto, perché ovviamente non gli si può dire quello che è successo davvero, e poi l'ambulanza
mi riprenderò. Devi avere problemi al cuore o può succedere a tutti? Sicuramente molte volte è una cosa congenita, però può succedere a tutti in realtà, non c'è una... Mamma mia, raga, questo è il vlogmas più brutto. Mamma mia, infatti, comunque è la cosa positiva che il ragazzo adesso sta bene, tornerà tra qualche giorno a casa con la famiglia. E niente, noi adesso andiamo a fare i ninni. Soprattutto tu, amore. Tu piccolina, devi andare a dormire con quegli occhi. Ah, tra l'altro oggi abbiamo anche incontrato Mia. Sì. Mi sono scordata di dirlo. Mia. Ciao Mia da Primark. Io non l'ho mai incontrata di persona, in realtà oggi è la prima volta. Però è sempre vedendosi bella. Vedendosi nei video, insomma. Sì, lei, lui, è come se ci conosciamo. Sì, pure lei parlava in tranquillità. Allora Claudio, quindi un bacione, vabbè, tanto già la conoscerete sicuramente, i miei sellini. E niente, un bacio se starei guardando questo video. E ci vediamo domani con il quarto Vlogmas. Ciao.